ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Arzine Canale, un altro benvenuto insieme, un buon sabato a tutti quanti in attesa di questo weekend rilassante. Stasera, come sapete, alle 6, Juve-Cagliari, tutto esaurito, tutti molto contenti e trepidanti di vedere questa partita, sapendo che potremmo ritrovarci in vetta davanti all'Inter sopra di un punto dopo la partita, in attesa appunto che loro giochino la loro partita. Quindi insomma, potrebbe essere uno slancio non da poco anche a livello emotivo, potrebbe essere anche un altro tassello, no, di consapevolezza, di solidità della squadra, perché a volte vincere queste partite molto ostiche, incontrando un avversario che si chiude in difesa e soprattutto viene da tre risultati utili consecutivi tra Coppa Italia e due in campionato, non è semplice. Come dicevamo, anche Inzaghi lo ha ribadito, le vittorie degli scudetti passano anche tramite queste vittorie, magari sofferte con un gol di scarto, perché a volte, non vincendo quelle partite lì, si innesca appunto una girandola, no? di depressione generale, e magari si perde il bando della matassa, il senso di tutto. Quindi fondamentale andare in campo come 11 leoni, vedremo appunto la formazione e vedremo anche quello che si stanno dicendo, giunto le mani insieme ad Allegri, nel prossimo summit. Già c'è stato un incontro appunto per definire il centrocampista che arriverà a gennaio, perché ci servirà almeno uno per sostituire Pogba e Fagioli, e ovviamente la lista è abbastanza lunga, vedremo chi arriverà, però sicuramente Allegri ha chiesto una mezzala di inserimento, qualcuno che aiuti in zona gol, perché avete visto che l'attacco è molto scarno. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, parlando prima della partita, chiaramente Allegri ha sciolto alcuni dubbi, soprattutto stamattina dopo la rifinitura. È sceso, come sapete, in porta, ovviamente Rugani, Bremer e Gatti, quindi non rischierà Huijsen assolutamente, perché magari non si fida che il ragazzo possa fare degli errori. Io credo proprio che l'olandese smani dalla voglia di dimostrare di essere forte, però secondo me c'è proprio una sorta di freno dell'allenatore nel rischiarlo, però da un'altra parte c'è anche veramente il rischio grossissimo che Gatti venga ammonito, e ricordiamolo, no? Visti gli episodi del VAR e gli arbitraggi che abbiamo ricevuto, non vorrei che ci fosse una sorta di tentativo da parte di qualcuno di far ammonire Gatti per diffidarlo, così salta l'Inter. Quindi occhio alla penna, non potremo fare sbavature in difesa e soprattutto fare falli stupidi. Per quanto riguarda il centrocampo, direi che ci abbiamo beccato, perché Cambiaso farà l'esterno a tutta fascia a destra col piede invertito, McKennie coprirà Rabiot, e secondo me quel ruolo lì lo può fare perché ha anche il fisico, 1,83 ed è molto bravo a interdire col piede di testa e inserirsi davanti, e poi ovviamente Locatelli, Miretti con Kostić che ha vinto il ballottaggio con Ealing dall'altra parte. Quindi ancora una volta si preferisce puntare su giocatori esperti, no? In alcuni ruoli cardine dove ci sono questi ballottaggi. Davanti, ecco, la sorpresa qual è? Chiesa giocherà titolare, quindi Milik partirà dalla panchina, e c'è questo ballottaggio Vlahovic-Ken. Anche stavolta, secondo me, Allegri proverà a fare questo giochino psicologico di far pensare che Vlahovic parte subito per dare dei punti di riferimento al Cagliari, no? Facendogli credere che magari può fare un certo tipo di partita, poi un'ora prima della gara mette Ken titolare e cambia un po' tutto, perché Ken ha dei movimenti diversi, gioca diciamo in maniera corale, viene a prendere la palla anche a volte giù in difesa, fa da boss, mista palloni, e è diciamo che è anche bravo a fare il gioco delle sportellate, no? Il gioco molto fisico nello stretto dove ci sono pochi spazi, mentre Vlahovic, come dicevamo sempre, ha bisogno di campo aperto, così come Milik, per incidere. E non è detto che contro il Cagliari, a proprio Allianz, ci siano tanti spazi da sfruttare. Avete visto anche come abbiamo segnato contro la Fiorentina, no? Con questa azione ben orchestrata ma velocissima, e poi ci siamo chiusi in difesa. Quindi vedremo appunto se ci sarà questo tandem Chiesa-Ken, che comunque, va detto, ha fatto molto bene, nonostante non stiano segnando, ma aiutano la squadra a fare un certo tipo di partita che poi ci porta ai tre punti, che è quello che alla fine conta più di tutto. Per quello che riguarda il summit, ecco, ci sono già stati degli incontri tra Allegri e la dirigenza per parlare di mercato, ma ce ne sarà presto un altro, e vedremo quando, ne sta parlando anche Sky, ho visto, per definire quale sarà il centrocampista ideale per sostituire Pogba e Fagioli, che saranno fuori per un bel po' di tempo. Quindi, i nomi li abbiamo detti: Calvin Phillips, che piace moltissimo ad Allegri, De Paul, che però è diciamo vincolato alla decisione di Simeone su di lui, Højbjerg, che a me piace abbastanza, potrebbe essere anche comunque un giocatore in prospettiva Conte, perché ricordiamoci che è Conte che l'ha lanciato ad alti livelli al Tottenham, e poi vedremo chi altri
potrebbero passare appunto dalle parti di Torino, perché c'è anche Parti, che è un altro giocatore di quelli che fa molta gola. Quindi insomma, ci sono giocatori di un certo livello pronti ad essere sondati. Secondo me ce ne vogliono due, però visti i valori di cartellini di questi giocatori, magari anche soltanto uno, il migliore di questi, potrebbe anche assolvere ai nostri problemi, anche perché comunque abbiamo visto che anche senza Papà e Fagioli stiamo andando avanti bene. Il rischio qual è? Soltanto se ci dovessero essere degli infortuni in mediana, e allora sì che uno in più ti farebbe la differenza, e come, anche perché come abbiamo visto Nicolussi e Nonge sono ottimi per allungare la panchina, però Allegri non li reputa ancora pronti per giocare in Serie A. Avete visto, Nicolussi non ha avuto ancora una gestione di presenza. Nonge mi sembra che sia entrato in uno scampolo di partita. Comunque, insomma, capite anche voi che non ci si può affidare a questa lunghezza di panchina se non c'è la qualità e la consistenza di giocatori che ti possono veramente dare supporto. Quindi io sono curioso di vedere chi sceglieranno. Calvin Phillips, dal canto suo, vuole continuare a stare nel treno della nazionale di Southgate, perché adesso lui è un titolare. Se dovesse giocare poco al City rischierebbe di perdere questo treno, quindi venendo alla Juventus in prestito secco è l'unico modo per cui la Juve potrebbe accettare Calvin Phillips dal City, con la compartecipazione della squadra di Guardiola e della società City nello stipendio, altrimenti anche qui potrebbe saltare. De Paul, altro discorso, è un giocatore molto valido che ha anche grande esperienza in Serie A e oltre una grande esperienza nazionale con l'Argentina, ricordiamolo, campione con la Biseleste, quindi è sicuramente un top player per quello che serve a noi. Però anche qui dipende soltanto da Simeone, dalla sua volontà di lasciar partire l'argentino, perché comunque, anche se non è considerato un titolare, è un giocatore molto importante nelle rotazioni, soprattutto per le tre competizioni, Coppa del Re, Liga e Champions League, dove l'Atletico può passare il turno anche come prima, e quindi magari può servire un giocatore come lui da gennaio in poi. Per quello che riguarda Højbjerg, il problema è uno solo: a livello di utilità è perfetto, perché può fare il trequartista, può fare la mezzala, può fare il laterale destro a tutta fascia. Il problema però di base è il cartellino. Il Tottenham adesso non è disposto a lasciarlo andare appunto in prestito, chiedono 30 milioni, e insomma se la Juve non riesce a rescindere il contratto con Pogba, sapendo come andrà a finire appunto il discorso del ferimento, è difficile, perché in teoria noi 30 milioni li potremmo congelare se Pogba rescinde, perché sono i soldi che noi non diamo a lui e li mettiamo sul mercato per Højbjerg. Ma se non succede questo, è molto complicato andare su un giocatore del genere. Vediamo invece per Thomas Partey, anche qui, perché comunque ha un valore abbastanza consistente, quello dell'Arsenal, e però ha 30 anni ed è di questi, secondo me, forse la peggiore ipotesi, perché non è un giocatore che secondo me ha tanti gol nelle gambe. È vero, è molto muscolare, interrompe il gioco avversario, però ecco, ripeto, noi ci vuole anche un po' di qualità, ci vogliono dei piedi buoni per fare la differenza nel nostro centrocampo, veramente privo di questa qualità probabilmente ormai dai tempi di Pjanic e dai tempi di Pirlo. Quindi insomma, è passato veramente tanto tempo. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto ragazzi!